Gli elementi che dobbiamo tenere presenti sono la sicurezza del dispositivo, che deve essere sempre aggiornato, il sistema operativo stesso, il software che usiamo per la navigazione, e il sistema è meglio se dotato di un buon antivirus. E una cosa molto importante, facciamo frequentemente il backup dei dati e teniamolo dissociato, teniamolo distinto dal sistema, perché il virus infetta anche la rete, infetta anche i server. Facciamo opera di prevenzione anche a livello di campagne di informazione, si è appena chiusa a livello nazionale la campagna Una vita da social, e siamo appena riusciti nei giorni scorsi a presentare, ed è già scaricabile, la nuova app del nostro commissariato DPS Online, una app gratuita che si può scaricare dagli store sia dei sistemi iOS sia dei sistemi Android, che in maniera più agevole, non solo da web, consente agli utenti di dialogare col nostro commissariato virtuale. Normalmente vediamo che la vittima è anche una persona che ha rapporti grosso modo magari di quel tipo, può essere la spedizione di un pacco, la fornitura di un servizio. È chiaro che l'utente, se non presta attenzione, è portato a cliccare, viene reindirizzato su siti pericolosi, oppure, come di recente avviene, viene invitato a scaricare un file e lì diciamo, ecco, che si è caduti nel tranello.